È stato approvato quasi all'unanimità dall'Assemblea dei Sindaci della provincia di Catanzaro il regolamento per il funzionamento dell'importante organismo della nuova area vasta, la cui bozza era stata inviata lo scorso 10 marzo. Un'assise importante alla quale, oltre ai circa 50 sindaci, ha preso parte anche il vicepresidente della Giunta regionale, Antonio Viscomi, che ha invitato gli stessi a farsi carico del futuro dei loro comuni, ragionando nella prospettiva della costruzione di una regione nuova. Per difendere la comunità locale, l'identità, la storia, il patrimonio di una comunità locale, bisogna avere il coraggio di riformare l'amministrazione locale. Uno dei possibili percorsi di riforma è sicuramente quella della fusione dei comuni, quindi un ragionamento deve essere fatto, ma è un ragionamento che deve partire dal basso, non può essere imposto dall'alto. Riguardo la legge del Rio, che ridisciplina le funzioni provinciali, il presidente Enzo Bruno parla di un nuovo regionalismo. Siamo riusciti intanto a iniziare la seconda fase, quella relativa all'applicazione della legge del Rio da parte della regione. Il disegno di legge è in discussione nella prima commissione riforme del Consiglio regionale e tutti noi stiamo dando un contributo affinché questa legge possa ridefinire gli ambiti delle aree vaste e assegnare alle aree vaste le funzioni che la legge del Rio stabilisce. Infine è stata rinviata alla prossima seduta la discussione circa l'istituzione della commissione di garanzia dell'Assemblea. Per la CNews 24.